Nathan. Jody. Jody, dove ti trovi? Sono tornate. Sono attorno a me. Santo Dio, Jody, ma che succede? Sono stanca. Così stanca. Non credo che ce la farò. Adesso dimmi dove sei. Vengo subito da te. Vengo a prenderti, Jody. Jody! Ok, chi va là? Sarei impazzito. No! Avanti, piccola. Bevi. Ehi. Pensavano ti saresti più svegliata. Dove sono? Sei nella mia dimora. Non è certo di lusso, ma almeno è caldo. Ti ho trovato sulla strada qualche giorno fa. Eri in pessimo stato. Ti sei preso cura di me? Beh, qualcuno doveva pur farlo. Non potevo lasciarti lì a morire come un cane randagio. Mi chiamo Stan. E tu? Jody. Bentornata nel mondo dei vivi. Mi fa piacere un po' di compagnia. Vuoi del caffè? È forte. E fa veramente schifo. Ma ti aiuterà contro il freddo. Scotta un po'. Da quanto tempo sei sulla strada? Qualche settimana.
Più o meno. Io ho da quasi 3 anni ormai. Quante volte ho pensato che sarei crollato. Che sarei uscito matto. Ma poi ci si abitua a tutto. Anche a vivere di niente. Sei scappata? Genitori? Fidanzato sballato, roba così? No, niente del genere. Problemi con la legge? Ah, hai ragione, non sono affari miei. Se non hai ucciso nessuno, a me sta bene. Ce l'hai un posto dove andare? Una famiglia? Degli amici che tengono a te? No. Beh, forse qualcuno c'è, ma non voglio vederlo ora. Non così. Puoi restare qui se vuoi. Non ho molto da offrire, ma quello che è mio è tuo. Grazie. Sei tornata dall'aldilà? Alleluia, grazie signore! Benvenuta nel nostro magico regno, signorina! Ciao! Ciao! Lasciami in pace, porca puttana! Ehi tu! Attenzione con quell'affare, è molto affilato! Lasciami stare! Siamo in fuga da settimane, per cosa? Non ho una casa, niente soldi, niente cibo. La mia vita è un vero disastro. Sono stanca di scappare. Mi arrendo. Hai capito? Mi arrendo!
non c'è rimasto più niente. Bisogna inventarsi qualcosa. Ti va di vedere come ci si arrangia qui? Certo. Ci servono circa 5 dollari per comprare qualcosa di caldo. Ok, proviamo qui. Sperando che il freddo renda le persone più generose. Ho così freddo. Muoio di fame. Devi resistere finché non ci danno qualche moneta. Prova a non pensarci. Quanto ci vuole racimolare 5 dollari? Non so, dipende dal buon cuore della gente. Potrebbero volerci 2 ore o una settimana. Ehi, Stan. Non ha molto senso stare in due nello stesso posto. Sì. Provo a mettermi là. Buona fortuna. Questa città è sempre peggio. In realtà, dall'anno scorso, l'economia non è cambiata. Ci aspettano. Io ho fame. Posso avere qualcosa? Qualsiasi cosa. Smamma, niente accattoni qui. La prego. Fa tanto freddo. E io... Levati dalle palle prima che chiami la polizia. L'inverno scorso era una pacchia, ricordo giorni in pantaloncini. Già, che bei ricordi. Cazzo, che cosa succede? No, Aiden, questo non ci aiuterà. Ehi, bimba,
Vuoi guadagnarti qualche dollaro extra? Forse posso aiutarti. Tu mi aiuteresti? Certo. Io posso fare un favore a te. E tu fai un favore a me. 10 dollari puliti se vieni qui dietro con me. 10 dollari. Ok. Grandioso. Vieni con me, bimba. No. Io non posso. No? Che significa no? Non conosco la parola no! Ascolta bene, dolcezza. Adesso tu lo prendi e te lo fai piacere, a meno che tu non voglia farmi incazzare! Basta così, Agi. Lasciami! Lascialo andare! Sei uno stronzo. Vaffanculo, brutto stronzo! E tu hai la chitarra? Già. Mi si sono quasi congelate le dita per cercare di suonarla. La vuoi provare? Accomodati. Here, wearing your wounds,
Maybe you're a lost cause. Tired of fighting, yeah. Tired of fighting. Wow. Oh. Grazie. Credo bastino. Chissà come va Stan. Come va? Non va bene. Tu? La miseria. Jody, dove hai trovato tutti quei soldi? In giro. C'era un tale con una chitarra. Io so suonare, quindi ho tirato su qualche dollaro. Oh, bene, molto bene. Benissimo, davvero. Tu resta qui. Vado a comprare da mangiare. Smettetela e nessuno si farà male. Ma guarda un po'. Il nostro barbone ha la fidanzata. Continua a filmare. Facciamo vedere al mondo intero come si tratta una schifosa. Oh! Non finisce qui. Tra. Io me ne vado. Ma come hai fatto? Io ho imparato nell'esercito. Sì, ok, ma loro erano in quattro. Quattro contro uno. Quattro imbecilli. Non sapevano come combattere. Sarà meglio andarcene prima che torni. Ok. Gente, la cena è servita? Scomparito, Jody. Che si mangia? Avanti, Jody. Serviti pure. Ehi, ho perfino della cioccolata come dessert. Cioccolata?
Non credo neanche di ricordare che sapore è. Ma che ti è successo, Stan? Una rissa. Non fosse per Jody, sarei lì morto. Avreste dovuto esserci. Erano in quattro. E Jody li ha stesi uno per uno. Li conoscevi quei tipi? Sì, li avevo già visti. Vengono qui a cercarsi avversari facili. Con i loro telefoni e le telecamere. Credo gli piace mettersi in mostra. Farsi belli con gli amici. Bastardi pezzi di merda. Li ho incontrati una volta. Non mi sono ancora ripreso. Jimmy. Stai bene? Ho freddo. Ho tanto freddo. La droga. Walter, come sei finito qui? Ero un insegnante al liceo. Finché non sono più riuscito a pagare il mutuo e ho perso la casa, il lavoro, tutti i miei amici. Sono finito qui per la disperazione. Quando nascerà la bambina? Il mese prossimo. È da giorni che non scalcia. Spero che stia bene. Il suo ragazzo la picchiava. Non voleva avere figli. Temevo l'avrebbe uccisa. E tu che ci dici, Jody? Non ci hai parlato molto di te. Come sei finita in mezzo alla strada? Ho fatto delle cose di cui non vado fiera. Poi ho capito di essere stata usata. So che potrà sembrarvi un po' strano, ma io sono diversa. E questo ha reso la mia vita un vero casino. Hai usato la parola diversa, Jody. In che senso? Da quando sono nata, sono legata a un'entità. Si chiama Aiden. Lui è sempre con me. Anche adesso è qui. Pare che Jimmy non sia l'unico con un problema di droga. Povero Jimmy. L'ha messo proprio male. Sento più dolore. Ma come hai fatto?
Tuesday. Vuoi sapere come sta la tua bambina? Dammi le mani. Non ti devi preoccupare. È tutto a posto. Ma tu come lo sai? Lo so. L'ho vista. Stai facendo? Fidati e basta. Jody, stai bene? Stan, amore mio. Jody, smettila, non è divertente. È passato tanto tempo, Stan. 4 lunghi anni. Nancy. Nancy. Non puoi essere tu. Sì, sono io, amore mio. Non me ne sono mai andata. In realtà sono sempre stata al tuo fianco. Oh mio Dio. Mi si spezza il cuore a vederti così perso, così disperato. Difficile, Nancy. È talmente difficile. Sono perso senza di te, amore mio. Mi sento perso. Devi smettere di vivere nel passato, Stan. Niente può cambiare ciò che abbiamo condiviso. Ma è ora di iniziare una nuova vita. Devi tornare a lavorare, a innamorarti. Prova a essere felice. Per me, Stan. Lo devi fare per me. Mi manchi tanto. Dio solo sa quanto. Jody. Grazie. Serve un'ambulanza! Ci serve l'intero ospedale! No! 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 Niente ospedale! Me la porteranno via! No! Nessuno avrà la mia bambina! Santo Dio, Chastain! Non abbiamo niente qui! A malapena una coperta e l'acqua calda! Non abbiamo niente! La mia bambina! Non voglio che lei muoia! Resisti, resisti, resisti! Calmati! Calmati, troveremo un modo. Ok, ok, Jimmy. Lungo la strada c'è un edificio abbandonato. Trova il modo di entrare. Ci penso. Vai. Walter, tu resta qui con Tuesday, ok? Vieni, Jody. Dobbiamo trovare tutto l'occorrente. E tu, tesoro, non avere il bambino finché non torniamo, intesi? Ci sto provando! Voi vedete di darvi una mossa! Thank you.
Jody, muoviti! Che cosa dobbiamo fare? Lo conosci un dottore? No. Comunque non avrei i soldi per pagarlo. Quindi che cosa facciamo? Ascolta. Voglio dare al bambino una possibilità, almeno una possibilità, in questo mondo di merda. Voglio che stia al caldo, che abbia pannolini, un biberone, vestiti decenti come tutti gli altri bambini. Non lo lascerò nascere nel pattume sotto un ponte. Ok. Ok, quindi qual è il piano? Non ho un piano. Ma ce la faremo, forza! C'è tutto quello che ci serve qui. Dobbiamo solo entrare. Dannazione! Ci deve essere il modo, dobbiamo riuscire a entrare. Ci penso io. Perché? Che intendi fare? Fidati di me. Deve esserci un interruttore per la sala cinesca. L'interruttore. Dobbiamo trovare i comandi che aprono la sala cinesca. Allarme spento. Un problema in meno per dopo. Che diavolo, come ci sei riuscita? Te lo spiego dopo. Prendiamo quello che ci serve e andiamocene. Ho preso quello che ho potuto. Ok, finiamocela da Andiamo. Qui. Oh, eccomi qua! Forza, le si sono rotte le acque! Ce l'hai fatta a trovare l'edificio? Sì, sì, c'è Walter con lei, forza, sbrighiamoci! Appena in tempo, ragazzi. È solo questione di minuti. Ormai ci siamo. E adesso? Che cosa facciamo? Andate via! Tutti quanti! Tranne Jody! Voglio solo Jody! Lo sai che non ho mai fatto una cosa simile prima d'ora? Beh, nemmeno io! È che non volevo che tutti...
tutti mi fissassero mentre vengo devastata dal dolore. Ok. Ok, tranquilla, tranquilla. Insieme ce la faremo, insieme ce la faremo, ce la faremo. Non sarà poi così difficile. Ok, lascia che ti aiuti a toglierti. Diamo una pulita a questo materasso. Concentrati. Ok, puoi farcela. Respira. Ok, respira, giusto, e continua a respirare. Ispira, espira. Ispira, espira. Io sto respirando. Lo sto facendo, cazzo! Avanti, spingi! Spingi! Ce l'hai quasi fatta! Brava! Sei bravissima! Ok, stai andando alla grande! La vedo! Vedo la testa! Vedo la testa! Tu spingi! Spingi! Ce l'hai fatta, giusto? Ok, devo tagliare il cordone. Ehi, piccola! Non è stato facile, piccola mia. Ma noi ce la faremo. Io e te. Te lo prometto. Niente potrà più fermarci. Vado a chiamare gli altri. Sì, piccolo. È una lei. Si chiama Zoe. Cazzo, gente, è un vero spettacolo. Ehi, attento a come parli, Walter. Guarda che lei capisce quello che dici. No, è molto più di uno spettacolo. È una meraviglia. Non ce l'avrei fatta senza di voi. E Jody. Sei un miracolo, Jody. Il nostro miracolo.
svegliati! Ma cosa? Oh mio Dio! Dove sono gli altri? Walter è a questo piano. Jimmy, Tuesday e Zoe sono di sopra. Tu vai, penso io allora. No, 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 vengo con te. No, no, vado da sola. Ti ho detto di uscire! Aiuto! Aiden, sfonda la porta! Aiutatemi! Giusti la bambina! Sono di sopra! Dobbiamo salvarle prima che il fuoco ci divori tutti! Vattene subito!
mio Dio, ce l'hai fatta! Non so come hai fatto, ma è stato incredibile! Zoe, come sta? Bene, sta bene. Ma come è potuto succedere? Spettacolare, vero ragazzi? Benzina e un accendino e gli scarafaggi sfogano dalla tana. Odio gli tuoi fine del cazzo. Te l'ho detto che non finiva qui, puttana. Ehi, ehi, lasciatela stare! State calmi, scarafaggi. Fai più la tua, vero? Oh, sì. Hai ripreso, Ed? Sì, amico, tutto fatto! Ok, gente, filiamo! Bastardi! Non respira! Non respira! Oh mio Dio! Ossigeno! Ci serve ossigeno! No, 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 ti prego, non lasciarci, Jody. Non lasciarci! Perché mi mostri questo? Lei... lei è mia madre. Questo è il futuro. Voglio tornare! Voglio stare con te, Aiden! Aiden!
Aiden. Perché, Aiden? Io non volevo tornare. Sì, è lei. Trauma cranico e frattura dell'osso. È in coma da diversi mesi. Possiamo vederla? Non saprei. Siete familiari? Noi siamo della CIA. È ricercata per diserzione. Abbiamo qui un mandato di arresto, se serve. Ok. Vi porto da lei. Allora, lei dov'è? Strano, questa è la sua stanza. Dovrebbe essere qui. Merda. È scappata dalla finestra. Ma siamo al quinto piano, non può certo scappare dalla finestra. Avvisa gli altri, la ragazza non deve fuggire. Signorina, va tutto bene? Signorina,